E benvenuti in questo nuovo video del sì. Primo video del canale, sono Giannix, vi presento, sono Giannix. Ho già fatto vedere, sono qui su Minecraft, Ita. Avevo detto già che cominciavo una serie di Minecraft Ita, che farebbe tre, ovviamente tre stagioni, lo spider schifo, tre stagioni che porteremo a 50 episodi a stagione, quindi ho calcolato in tutto a 150 episodi, e quindi inizieremo col tour del mondo. E come avrete già visto che avete già visto che un po' ce l'ho già la roba, perché io questo mod ce l'avevo già da un po' e poi mi sono chiesto perché non creare un canale YouTube. Allora, prima cosa, l'orto, il mio orticello bello bello. Allora, qua ci sono le barbabietole, lì ci sono le zucche, lì ci sono le angurie e quindi là c'è una casa sull'albero, ovviamente. E come vedete c'è un po' di torce, un sacco di torce qua. Là c'è la casa sull'albero, non so cosa metterci, quindi consigliatemi. E poi qua c'è un ponticello e qua c'è fatto l'acqua dentro. Non so il perché. Forse perché non c'è niente qua, non c'è nessun'acqua. Però sì, c'è, però è troppo lontano. Io avevo anche, mi sono anche detto, perché non creare un altro ponte, però un po' più grande. Oggi mangiamo una bistecchina un po' più grande poi che è attraversata da un mare, cioè un fiume vero. Cioè io mi sono chiesto quella cosa da un po' di tempo, perché avevo deciso o di farlo lì, partendo da lì, oppure da, scusate, da lì fino a lì. Consigliatemi nei commenti cosa posso farmi. Ovviamente, non so, qua c'è il mare aperto. Come vedete, adesso continuiamo il tour. Nel secondo episodio faremo il ponte, come avevo detto. Però il mio limite dei like per avere il secondo episodio è di 10 like. No, anzi, 5 like per questo video. Sono gentile 5 like, dai ragazzi. 5 like, speriamo che ci arriviamo. E allora, adesso proviamo a vedere la miniera. Miniera. Ecco, fino a livello 12 scende. Guardate com'è profondo. Ci ho messo un po' di tempo per farla, ragazzi. Sono quasi morto, ma non è un problema. Poi, ragazzi. La mia prima casa su Minecraft in questo mondo qui. Bello, bello. Allora, come vedete, ho fatto tutto di ferro. Cioè, io vivevo ancora da Nabi e mi ho chiesto perché non ci prendiamo del ferro e ci costruiamo una casa di ferro sotterranea. E poi ci ho messo un po' di tempo a fare sta roba, poi dopo l'ho distrutta. Scusate. Poi qua ci sono delle ceste sotto. Qua avevo la farm di polli, vedete qui non ci sono più, l'ho uccisi, perché ho messo altro coso di là. Allora, qua c'è il nostro nederino, però aspettiamo, qua c'è il granaio o fattoria, che vi stavo dicendo. Poi qua c'è un orticello di non so cosa, e poi Manfred e tutti gli allevamenti. Ah, raga, qua c'è il magazzino con le chest. Ci ho messo la roba più importante che ho. Ah, se volete vi lascio il seme in descrizione, il seme del mondo ovviamente in descrizione. Andiamo a dormire, così almeno non ci disturbano sti mob, così una per volta muoiono. Allora, ragazzi, sì.
Fatto vedere tutto? No. Dovremmo farlo farmi vedere una roba del genere. La farm di pesca automatico! Vedete? Qua c'è la farm di pesca automatica. Da sotto c'è la chest con la roba. Allora, poi la casa l'avrete già vista perché siamo appena entrati. Quindi tanto vale non farla vedere. Poi prima avevo detto di andare, che andavamo nel Nether e quindi ecco qua. Sono appena sorto, appena nato. Un po' di stupidaggini devo dire. Ecco qui, ho costruito la casetta qui sul Nether per far così almeno ci proteggiamo. Là c'è un magma block, magma lì che saltella. Allora, l'avete già visto. E questi video durano 8 minuti, quindi non so, 8, 9, 10 minuti, diciamo. E quindi, allora, senza perdere tempo, vi faccio vedere la roba che ho. Cioè, non poca sull'inventario perché l'ho messa nelle altre chest. Allora, una spada con sharpness, fire aspect, indistruttibilità e mending e knockback no, sull'accetta. Abbiamo sharpness, fortuna 3, mending e efficienza 4. Sul diamond pickaxe abbiamo fortuna, mending e efficienza. Sulle sgava abbiamo fortuna, mending, efficienza, e qua abbiamo solo mending, e qua c'è fortuna, efficienza, mending, e sì. Protezione, projectile, protection 4, acqua affinity 1, e poi projectile, poi feather falling 4, e poi tutta la roba. Ah, vi faccio vedere anche la roba che avevo nell'inventario perché l'avevo messa via. L'ho messa qui, sì, ecco la roba che avevo, e poi un arco potenziato, flame e power 1, e poi qua c'è la mappa, niente da dire, diciamo la roba che non ci serve, ovviamente, sì, ok, questo era solo giro ragazzi di ricognizione perché il primo video al canale, siccome è la mia prima volta che faccio lo youtuber, che ok, Ragazzi, spero che vi sia piaciuto.